Ok, allora oggi per State of Mind intervisto la dottoressa Umbelta Telfner, che è didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia e alla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell'Università di Roma. Tra l'altro di recente sono stati pubblicati due nuovi testi suoi, che sono Apprendere i contesti, strategie per inserirsi in nuovi ambiti di lavoro e ricorsività in psicoterapia, riflessioni sulla pratica clinica. Esatto. Buongiorno dottoressa, grazie per questa intervista. Buongiorno. Allora, partiamo con la prima domanda, che è quella relativa ai principi teorici clinici, che lei ritiene un po' fondanti del lavoro che fa con i pazienti. Allora, io mi definisco una psicoterapeuta sistemica, anche se ho fatto il doppio training, ho fatto uno dei primi training con Guidano Eliotti negli anni 80. Questo training degli anni 80, tra l'altro, mi è servito moltissimo perché eravamo in un periodo in cui nella teoria di sistemi si stava passando dal concetto di scatola chiusa, di scatola nera che non poteva essere aperta nel guardare i sistemi, per cui ci si occupava solo degli aspetti di input della comunicazione o dei giochi relazionali e di output, all'aprire la scatola nera. E io sono arrivata da Boscolo Cecchina, ancora erano insieme nel 1980 con Giuliana Prata e Mara Servini Palazzoli, avendo appena fatto finito il training cognitivo con Guidano Eliotti, e quindi avevo degli strumenti per aprire questa scatola nera e in qualche modo decodificarla, e questo mi è molto 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 servito. Malgrado il doppio training, però io mi ritengo e mi definisco una terapista sistemica, per Sistemica cui costruttivista. sistemi, assolutamente sistemica costruttivista, per cui direi che il più grosso valore aggiunto della teoria dei sistemi è il totale rispetto della complessità. Quindi io direi che forse l'aspetto più interessante e i presupposti teorici a cui mi rifaccio sono proprio quelli del rispetto della complessità, che vuol dire stare attenta al linguaggio, qual è il linguaggio che viene usato, sapere che il linguaggio che viene usato definisce la realtà e che viviamo in una cultura occidentale in cui organizziamo il pensiero soggetto, predicato, oggetto. Questo fa sì che noi decodifichiamo la realtà in un certo modo, differentemente, per esempio, dagli indiani Hopi, che non hanno un concetto così, non hanno verbi attivi e parlano di durata, non hanno un concetto di tempo lineare e parlano di durata. Quindi una degli aspetti cui presto tantissima attenzione è il linguaggio, un altro sono le griglie di decodifica della realtà, cioè come io, ma anche l'altra persona, decodifica la realtà. Quali sono i pregiudizi ineluttabili che le persone utilizzano, ma che anche io naturalmente non solo utilizzo, ma quali sono i pregiudizi ineluttabili che mi rendono cieca ad alcune cose che accadono in seduta, o quali sono quei pregiudizi che fanno sì che, per esempio, non mi accorga di poter essere iatrogena. Mi ricordo che quando ero alla Philadelphia Child Guidance Clinic, Jay Haley aveva fatto un progetto molto interessante sul primo esordio psicotico e non aveva voluto gli psicologi, e avevamo lottato tantissimo per entrare nel progetto, e non ci aveva voluto perché diceva che noi avevamo troppi pregiudizi rispetto alla psicosi, perché c'era stato insegnato che era una malattia, che non se ne usciva, e
e che quindi lui non ci voleva perché con la nostra visione del mondo avremmo impedito, avremmo rallentato il processo di evoluzione delle persone. È stata una botta terribile per me perché mi sono accorta che in realtà era vero che siamo pieni di pregiudizi, ma ineluttabilmente chiunque è pieno di pregiudizi. Allora, io direi che appunto quando parlo di presupposti teorici, racconterei degli aspetti epistemologici, cioè io direi che l'ottica sistemica è soprattutto attenta alla relazione individuo-mondo e poi individuo-individuo. E sono questi i presupposti teorici a cui prestiamo più attenzione. Quindi, come le dicevo, appunto il linguaggio, come le dicevo, le griglie, il posizionamento. Se io mi posiziono one up o one down, se io entrando in un contesto devo costantemente scegliere qual è il posizionamento che opero ed è una scelta attiva. Gli aspetti culturali. Ci sono alcune cose a cui noi crediamo e altre a cui non crediamo assolutamente. Personalmente sono 20 anni che come hobby vado per sciamani in giro per il mondo e mi accorgo di quanti aspetti culturali, di come gli aspetti culturali siano assolutamente differenti da luogo a luogo. E come per esempio, per gli sciamani, sentire voci o vedere cose fuori dalla realtà nostra quotidiana è assolutamente Non patologizzato. è un segnale interessante, no? Di connessione con il tutto, non è una patologia, per esempio. Però questo mi ha permesso di in qualche modo ridefinire anche le categorie con cui guardo una persona che arriva. Se io vado fino in Perù per poter avere certe esperienze di extracorporee, per esempio, se arriva una persona con un'esperienza extracorporea, non mi sento immediatamente di definirla in termini psichiatrici o psicopatologici. Detto questo, cioè parlato anche le posizioni rispetto al sapere è un altro aspetto a cui prestiamo attenzione nel rispetto della complessità. Cioè io credo che un operatore, e qua quando parlo di operatore parlo di psicologo, parlo di psichiatra, ma parlo anche dell'educatore, parlo anche dell'assistente sociale, del counselor o del mediatore, delle figure psi, diciamo, deve assolutamente prestare attenzione non solo a quello che sa di sapere e a quello che sa di non sapere, quindi a tutte le cose che ignora, e è naturale che le ignoriamo, ma anche al proprio intuito e alle proprie zone cieche, Certo. intendendo per intuito quello che non so di sapere e che esce fuori in base alla mia esperienza e intendendo per zone cieche quello che non so di non sapere, cioè tutte quelle cose rispetto alle quali noi operatori siamo ciechi. Faccio un esempio. Se io non ho pianto la morte di mio padre, ed è assolutamente un esempio, e arriva da me una famiglia o un individuo che non sta piangendo la morte del proprio padre, è probabile che io non veda questo aspetto proprio Certo. perché l'ho trascurato nella mia vita. Quindi è una sorta di risonanza, entro in risonanza su un aspetto dell'utente, del cliente, e entrando in risonanza quello che succede è che non mi accorgo di non vedere un aspetto della sua realtà.
Sì, di solito Quindi, quando questo accade è quando si chiede una supervisione. cioè, se si è così fortunati da accorgersene o da sentire che c'è qualcosa che non va, sì, assolutamente si chiede una supervisione. Io facendo supervisione ai servizi mi accorgo che sono organizzati dall'urgenza, dalla velocità, mi accorgo di quante volte gli operatori in totale buona fede non vedono e non hanno neanche tempo di chiedere una supervisione, per esempio. O non è dentro il loro iter, per esempio, non è organizzato. Quindi io credo che noi abbiamo una responsabilità grossissima rispetto per esempio alle posizioni rispetto al sapere, no? Nel senso che dobbiamo ogni tanto, come dire, decodificare questi aspetti. Allora, cos'è che so, cos'è che non so rispetto. E quello che non so mi viene in mente nel lavoro con i migranti, glielo posso chiedere, tra l'altro. Non so, nel lavoro con i migranti a me capita di fare delle domande all'utente stesso, domandandogli: ma come cureresti il tuo problema nella tua cultura? Oppure, ma come verrebbe letto nella tua cultura il tuo problema? E di ricevere delle risposte interessantissime e bellissime, cioè di un arricchimento anche personale veramente importante, interessante, no? Perché allora, presupposti. Un altro aspetto della complessità è del rispetto della complessità proprio del modello sistemico è assolutamente la lettura triadica delle relazioni. Il minimo comune denominatore per noi è il 3. Sì, assolutamente. Mi ricordo Mara Servini Palazzoli a una conferenza negli anni 70 che diceva: prendete una donna incinta, catapultatela su un'isola deserta e questa donna non avrà una relazione binaria unica con questo bambino. Non esiste il due, sarà lì con questo bambino nell'isola deserta e comunque avrà come interlocutori il papà del bambino che l'ha messa incinta o che poi l'ha lasciata, mettiamo, o perché non è lì con loro, oppure la persona, quello STR che l'ha portata e l'ha catapultata sull'isola deserta. Cioè la relazione duale non esiste per me. Minimo è il 3. Mi permetta di fare una domanda, visto che siamo in argomento, lei che si è occupata anche tanto di relazioni sentimentali, fa anche lavoro clinico con le coppie. Tantissimo, sì. E avendo appunto in mente che la relazione è sempre triadica, che uso fa e se fa un uso della teoria dell'attaccamento invece, che è abbastanza riduttiva da questo punto di vista nella lettura della dinamica di coppia? Allora, io mi occupo qua, è inevitabile in terapia di coppia occuparsi dei genitori introiettati, diciamo. Noi, le coppie arrivano avendo subito delle imposizioni di cui non sono consapevoli su di sé e sul modello di coppia. Dalla madre, dal padre, dai nonni. In quel modo si può anche ragionare in termini di attaccamento, però allargherei, sono d'accordo con lei, il concetto di attaccamento, cioè non mi accorgo che mi metto in un vicolo cieco se dico, per esempio, lei è un evitante, lui ha un attaccamento sicuro e quindi come fanno a incontrarsi? Devo complessificare questa informazione, che peraltro è inevitabile che abbia, perché la teoria dell'attaccamento è stato assolutamente un caposaldo nella psicopatologia e nella psicologia dello sviluppo. Quindi è un caposaldo, è importantissimo, e però come dire, lo allargo. Andando a vedere, per esempio, quali sono le idee che impediscono una buona relazione nella coppia e da chi queste
queste idee sono state mutuate. Quindi è una delle categorie che utilizzo, ma non è mai l'unica, perché ho la nettissima sensazione che se quella diventa l'unica categoria che utilizzo, mi lego le mani da sola. Nel senso che, appunto, ci mettiamo una donna evitante e un uomo con un attaccamento sicuro. Mi è capitato pochi giorni fa. Se questa è l'unica decodifica, sono spacciati. Dove vanno? Lei fuggirà, 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 avrà amanti, sarà bigama, e sarà ineluttabile che sia così. E invece no, ci sono sempre dei margini di lavoro, per fortuna. Ritornando un minuto ai presupposti teorici, e poi torniamo. Mi preme moltissimo ragionare sul fatto che noi appunto ci occupiamo nel rispetto di questa complessità, per esempio, ci occupiamo degli aspetti emotivi, cognitivi e corporei, non di uno o no, di uno solo degli aspetti. Tra l'altro, gli aspetti corporei in questo momento storico sono fondamentali, perché sempre più coppie o individui arrivano con delle somatizzazioni e arrivano con somatizzazioni rispetto alle quali si sentono impotenti e non hanno una mente pronta a spiegarle. Io sono molto d'accordo con Massimo Recalcati quando parla che in questo momento gli umani sono senza inconscio, c'è una generazione nuova senza inconscio, cioè senza la capacità di elaborare, come se fosse bidimensionale, no? Di Senza la mentalizzare. capacità di elaborare gli aspetti intrapsichici. E quindi stiamo molto attenti a emozioni, cognizioni e aspetti corporei, stiamo attenti ai giochi interpersonali comunicativi, ma da una parte c'è la comunicazione, ci sono le relazioni. Proviamo in tutti i modi a non semplificare. Ok, e a livello di proprio lavoro clinico, ci sono dei principi che orientano il suo lavoro? A livello clinico intende nella seduta di teoria della tecnica? Guardi, io credo che noi diamo soprattutto attenzione, prestiamo soprattutto attenzione agli aspetti epistemologici, ma non intesi come teoria assolutamente lontana e astratta. Le leggo un pezzettino, Donata Fabbri e Alberto Munari sono quelli che hanno reso il concetto di epistemologia operativo, parlandone come di una strategia di intervento che si elabora in rapporto a ciò che siamo e come conosciamo, nel preciso momento in cui costruiamo il nostro rapporto con l'altro e il nostro rapporto, oltre che con l'altro, con il sapere. Mi sembrava interessante perché appunto io credo che noi ci occupiamo delle operazioni del conoscere dei nostri utenti e nostre. E quindi anche operativamente l'attenzione grossa è alle operazioni per conoscere. Naturalmente poi non facciamo solo questo. Naturalmente ci occupiamo anche poi arriverò su delle teorie della tecnica un po' più specifiche, ma quello che volevo dire è questo, cioè i nostri pazienti arrivano con una narrazione che credono vera e che credono unica. E il nostro lavoro è quello di invece in qualche modo decostruirla e aggiungere punti di vista. Cioè, se i nostri clienti sono e spesso sono dei realisti,
e hanno un atteggiamento realista alla realtà, anzi arrivano in questo momento storico invasi da teorie psicologiche, perché anche non so, sono andati dal panettiere e anche il panettiere, la vicina di casa, la portiera, l'amica del cuore. Tutti fanno interpretazioni psicologiche. Siamo in un momento di veramente di esagerata decodifica psicologica. E il nostro lavoro, e queste forse possono essere due pratiche, come le chiamava, no? Tecniche che noi mettiamo in atto, una è quella di decostruire le narrazioni con cui le persone arrivano. E l'altra è quella di aggiungere punti di vista, cioè di complessificarle. Ecco, in questo processo di complessificazione lei utilizza la presenza anche dei familiari significativi? Cioè, come si regola rispetto proprio al contesto famiglia, al contesto di appartenenza? Per noi è il più complesso che spiega più semplice. Quindi, se io devo vedere una famiglia, usualmente la vedo spesso all'inizio. Facciamo un esempio: un ragazzo mi telefona e ha 20 anni, quindi in età di svincolo, però vive ancora con i genitori e i genitori pagheranno loro le sedute. Quello che io faccio è che la prima volta invito tutta la famiglia. Ah, li vede tutti insieme subito. Sì, e li vedo tutti insieme subito spiegando al ragazzo, siccome sei ancora in famiglia e siccome pagano, e lo spiego nella prima seduta al telefono, no, scusi, al telefono, nel primo incontro telefonico, siccome se, ci vediamo, sei ancora in casa, è chiaro che puoi svincolarti, ma siccome sei ancora in casa e siccome pagano i tuoi genitori, penso che sia corretto almeno una volta vederci tutti. La gente accetta E se molto invece sta volentieri. seguendo una terapia individuale, c'è un momento nel quale lavora alcuni temi direttamente con le persone interessate, per cui costruendo dei sottosistemi, per esempio facendo una seduta con la madre, una col padre, una col fratello, Ma o... la mia collega Lia Mastropaolo, anzi due sono, Lia Mastropaolo e Gabriella Gaspari, parlano di terapie fluttuanti, che hanno dato un nome a una cosa che noi facciamo, cioè quella di invitare dei sottosistemi ogni tanto. Non lo faccio, nelle situazioni che scorrono non lo faccio mai e lavoro con l'immagine dei genitori che l'utente ha o con la sedia vuota ogni tanto, una tecnica anche gestaltica, cioè papà fosse qua cosa direbbe in questo momento. Invece uso moltissimo la possibilità di chiamare parti del sistema quando mi trovo di fronte a un sistema molto rigido o a una patologia grave, con giovani adulti. Con a primo episodio psicotico, primo o non primo episodio psicotico, avere e vedere la famiglia ogni tanto insieme al cliente è molto molto importante. Per cui con i pazienti difficili, fondamentalmente. Per cui con i pazienti difficili, assolutamente. Quindi per rispondere alla sua domanda, io direi che decostruire, che aggiungere punti di vista, che far vedere alternative, che complessificare la visione del cliente sono forse gli aspetti più clinici che derivano da questa attenzione costante alle posizioni rispetto al sapere. E il cambiamento come lo monitora e come lo valuta? Siamo attenti al livello di teoria della tecnica, quindi le idee sul cambiamento e le idee anche sulla relazione, mentre agli aspetti di livello tecnico
è un aspetto che prendiamo molto meno in considerazione e che prendiamo a prestito da altri modelli. Quindi le tecniche che usiamo possono essere prese a prestito dai cognitivisti, dalla Gestalt, io uso moltissimo, e poi lo dirò, il voice dialogue, che è l'attenzione alle voci che le persone hanno dentro di sé, oppure tecniche, io sto per esempio sempre più utilizzando tecniche attive. Perché ho la sensazione che le psicoterapie sono troppo astratte a volte e troppo verbali. E sempre di più sto utilizzando cartoline per terra buttate con cui lavoro con gli utenti o situazioni non verbali, simulate, l'uso dello spazio, Più tecniche più esperienziali? molto più esperienze, perché ho la netta sensazione che c'è questo bisogno molto forte delle persone che vengono da noi di sentire quello che accade e di non intellettualizzarlo, cioè di non rimanere a livello della testa. Questa è una delle ragioni per cui anche stanno avendo così tanto successo quei modelli che propongono non terapeutici, ma di crescita personale, che propongono le costellazioni familiari, che propongono, che hanno una richiesta di formazione e anche di accesso alle tecniche quadrupla rispetto a noi. Jodorowsky a Milano ha fatto 500 persone che sono andate a sentirlo. Perché per me, allora io non sto dicendo che noi siamo la stessa cosa, assolutamente. Ma sto dicendo che dobbiamo rispondere alle esigenze, co come dire, della società in questo momento. E l'esigenza della società in questo momento è quella di uno, esperire e due, non rimanere nella testa. Quindi, per esempio, lavorare con tecniche non verbali. Le farei adesso una domanda relativa a come lei monitora e valuta il cambiamento all'interno del processo clinico psicoterapeutico. Ci sono due modi per farlo, secondo me. Purtroppo noi sistemici siamo famosi per non fare ricerca, e è un vero peccato, e credo anche che se continueremo così rischiamo di uscire dal mercato. Non a caso sui bugiardini c'è scritto poi fate una psicoterapia cognitiva. Sui bugiardini delle medicine, che voi siete stati molto bravi e avete fatto ricerca. Noi no. Io sono troppo vecchia ormai per farlo, quindi tocca alle generazioni future sistemiche di veramente ingaggiarsi in questo. Personalmente io uso due criteri. Uno è un criterio personale. Ho come costruito una grammatica delle emozioni mie, di cui posso abbastanza fidarmi. Le faccio un esempio: se io mi sto annoiando in seduta, vuol dire che il processo non sta cambiando, cioè che la situazione sta andando in cerchio. Esattamente come se io provo paura, sto toccando, e mi capita, sto toccando un tema dove devo assolutamente andare e sto toccando una cosa che devo assolutamente affrontare e sto colludendo, se non lo faccio, colludo. Quindi il concetto di noia, l'idea di oddio, arriva questo cliente, la sensazione di fastidio per una persona, mi segnalano che la situazione non sta progredendo e che siamo in un intoppo. Quindi un aspetto che utilizzo è assolutamente quello di utilizzare le mie emozioni personali Il sé del terapeuta. e in sede terapeutica, assolutamente. Il secondo aspetto è quello di chiedere agli utenti. Io ho un'idea molto
paritaria della relazione, anche se non sullo stesso piano, non siamo sullo stesso piano, ma la relazione paritaria è trasparente, quindi una volta ogni tanto io mi fermo e faccio dei check con la famiglia o con l'individuo, cioè come stiamo andando, come secondo lei a che punto siamo, quali sono i temi che non abbiamo affrontato e che lei vuole affrontare, come rispetto alla remissione del sintomo o al nostro contratto, come stiamo andando? E questo credo che siano dei momenti molto importanti. Mi viene in mente Elizabeth Pivas che fa la ricerca sugli esiti della psicoterapia proprio parlando con i clienti della terapia e andando a vedere come la relazione terapeuta-famiglia o individuo evolve nel tempo rispetto al cambiamento. E lei dice che se evolve c'è cambiamento. Ecco, se io dovessi fare della ricerca, ho un'idea, ho un pregiudizio sulla mia capacità di fare ricerca, che sono troppo confusionaria per farlo, ma se dovessi, fare ricerca, mi piacerebbe moltissimo fare la ricerca alla Pivas, cioè, registrando dei momenti, in cui io, dialogo con i clienti rispetto all'andamento della terapia stessa. Sì, forse quello che è difficile nel fare ricerca in terapia sistemica è proprio rendere la complessità, cioè tenere d'occhio la complessità degli elementi e poterli valutare tutti insieme. Assolutamente sì. Però appunto Elizabeth Pivas ha fatto questa proposta di guardare la relazione sostenendo che se cambia la relazione clinico famiglia, clinico cliente sta cambiando il processo e lei dice che anche questo processo diventa sempre più colloquiale, diventa sempre più una parivisione in qualche modo e non c'è quel bisogno da una parte e conoscenza dall'altro. Noi siamo molto attenti a non cadere nella trappola dell'essere l'esperti, eh? Cioè per noi essere, non ci proponiamo come esperti e ci proponiamo come esperti del cambiamento, ma mentre l'altra persona è l'esperto della sua vita, ma siamo molto consapevoli che le situazioni che le persone ci portano sono indeterminabili stiamo molto attenti ad avere un atteggiamento etico. Per cui non decidiamo o proviamo in tutti i modi a non prendere delle decisioni al posto degli utenti. Mi spiego, se io devo risolvere un problema di biologia, posso spezzettare il problema in unità molto piccole, cioè se mi occupo di una scienza dura, posso semplificare al massimo. Se mi occupo di un individuo e mi sta parlando della sua vita, io non posso semplificare la sua vita in nessun modo e quindi mi trovo di fronte a problemi che sono indeterminabili, incommensurabili e rispetto ai quali è molto difficile decidere. Allora, siamo adesso alla domanda sulla chiusura della terapia, che a volte è un momento che rischiamo di dare per scontato e mi interessa sapere se lei ha delle procedure specifiche o delle linee guida che utilizza per diciamo, capire quando è il momento di chiudere o concordarlo col paziente. Allora, io mi fido molto dei clienti e quindi capita a volte che siano i clienti che mi dicono che ne dice fra un po' chiudiamo. Sono molto attenta all'autonomia delle persone, quindi se una persona mi dice chiudiamo e io l'avrei fatto dopo 2 o 3 mesi, gli dico io l'avrei fatto dopo 2 o 3 mesi, ma mi fido di lei, proviamo a fare una chiusura. Quindi anche la chiusura diventa un dialogo negoziato con i clienti e la tensione
è costante alla loro autonomizzazione e alle loro risorse. Io credo che ci sono dei terapeuti che chiudono e che si immaginano di avere un contatto con le persone una volta per sempre e dei terapeuti che lasciano la porta aperta. E io personalmente sono una che lascia la porta aperta, nel senso che le persone possono tornare un mese dopo o un anno dopo e dirmi voglio fare un altro pezzo di lavoro. Di solito ho due piccole procedure che faccio. Una è che io faccio una scheda con il genogramma, con una linea della vita in cui racconto gli eventi importanti che sono successi nella vita di questa persona che viene a lavorare con me e glieli regalo, perché mi sembrano un oggetto transizionale, come dire, è un oggetto che gli ricorda la terapia. Fra l'altro, moltissime persone mi raccontano che li appendono al muro, cioè che li incorniciano. La seconda cosa che faccio è quella di fare una seduta assolutamente sulla fine e quindi di sentire il feedback del cliente su quello che è avvenuto secondo lui o secondo lei. E poi di raccontare io cosa secondo me è avvenuto. Quindi facciamo una seduta intera di feedback, tenendo però la porta aperta per possibili altri incontri se loro vogliono. Ci sono delle persone che mi telefonano 10 anni dopo e mi dicono: Buongiorno, sono Rossella. Si ricorda di me, dottoressa? Perché loro in qualche modo mi hanno avuto come interlocutore durante quei 10 anni e si stupiscono se io invece non le ricordo immediatamente, per esempio, no? Quindi direi questo. L'altra cosa che direi che è differente rispetto a voi è che noi facciamo delle terapie che io definirei brevi lunghe, cioè brevi per numero di sedute e lunghe come tempo, cioè spaziate nel tempo. Le coppie, per esempio, le vedo ogni 15 giorni, gli adolescenti li vedo anche loro ogni 10-15 giorni, e per esempio chiedo a loro quando vorrebbero tornare, soprattutto gli adolescenti, quando pensi che sia utile che torni per continuare a ragionare su questo tuo problema, per esempio. Quindi è molto interlocutoria come fase e è assolutamente gestita con una conversazione sulla fine stessa. Allora, adesso siamo alla domanda sul paziente difficile, del quale ha già detto qualcosa, ma forse le va di aggiungere qualcos'altro, rispetto Sì. a come si modificano le sue tecniche, se si modificano con Sì, questo tipo intanto io di. direi che in questo momento il paziente difficile non è quello con la diagnosi difficile, non è lo psicotico, non è il borderline necessariamente, anche, ma ci sono due categorie di pazienti difficili che a me spaventano un po' di più. Uno, quelli che hanno fatto tante tante terapie. Sono dei pazienti che arrivano avendo fatto e spesso anche fatto fuori un numero alto di colleghi, che reputo, io non ho nessuna ragione per pensare che un collega abbia lavorato male, quindi penso che sia il cliente che ha come la passione di far fuori i terapeuti. E ce ne sono tantissimi in questo momento storico, secondo me. Mi arrivano tantissime persone che si definiscono in qualche modo, che vengono da me come ultima spiaggia, ma che poi in realtà hanno quasi lo scopo di dimostrare che loro sono incurabili. Quindi disturbi di personalità, pazienti che mettono in atto dei cicli interpersonali altamente problematici. Altamente problematici, assolutamente sì. Però appunto è più interessante per me il fatto che abbiano fatto fuori tanti colleghi, perché
che non andare necessariamente immediatamente a definire il loro quadro di personalità immediatamente. Certo. E la seco il secondo tipologia sono quegli utenti che vivono in un contesto in cui li vedono malati. E il contesto in cui li si vede malati può essere sia un contesto familiare che un contesto invece di altri professionisti, cioè il sistema determinato dal problema è un sistema cronico. Un cliente che, un ragazzo che si è fatto 10 anni di farmaci pesanti, di cui probabilmente un tot. Forse anche un po' inutili o esagerati come farmaci, e che ha un medico di base e un farmacologo di fiducia che lo vedono psicotico e lo vedono psicotico per sempre, e che colludono con una famiglia in cui è utile avere uno psicotico in casa, Quindi è il contesto che è difficile. in cui diventa il contesto molto difficile e in cui diventa molto facile partecipare a questo gioco alla cronicizzazione. Questi due sono due aspetti che mi fanno parlare di pazienti difficili. Io non credo che esistano pazienti più malati di altri, personalmente, ma credo invece che ci siano anche delle situazioni. Quindi non mi piace usare il concetto di paziente difficile per identificare un cliente. Per esempio, noi come sistemici non abbiamo il concetto di resistenza e riteniamo che quando una situazione diventa sempre uguale, cambiamo le persone dietro lo specchio, se lavoriamo con lo specchio, o chiediamo una pari visione per lavorare con gli altri in termini processuali. Io credo che il paziente difficile è quel paziente che è entrato in un circolo vizioso in cui non c'è solo lui, ma c'è lui, alcuni membri della sua famiglia e alcuni operatori che colludono tutti insieme per creare un circolo vizioso che peggiora sempre di più. C'è qualcosa che non le ho chiesto e che invece vorrebbe raccontarci? C'è qualcosa che vuole aggiungere in conclusione di questa intervista? Abbiamo già parlato del coinvolgimento dei familiari significativi e dell'integrazione degli approcci non sistemici, per cui sono domande che Sì, tenderei a non fare, ma forse. no, vorrei forse dire una cosa rispetto al modello sistemico, che noi facciamo sempre di più terapia individuale sistemica e che queste terapie individuali sono molto, come dire, sono diventate la nostra prassi, anche se dicevamo prima che ogni tanto invece ragioniamo, invitiamo dei membri della famiglia, però e dicevamo prima anche che sempre più lavoriamo con i genitori, io almeno lavoro con i genitori interni, no? Però stiamo sempre più lavorando anche con gli individui, per cui è l'ottica sistemica che fa da cornice al intervento con le coppie, con le famiglie, ma anche con gli individui, o anche un intervento in un'azienda, cioè è sempre la stessa ottica che ci dà una postura e ci dà una relazione con chi è il nostro interlocutore. Va bene. Vi ringrazio tantissimo. Ringraziamo lei. No, ringrazio tantissimo di queste bellissime domande, Serena, perché sono state molto stimolanti.